tutti! Prima di iniziare con il mio fantastico e mitico preferito video mensile dei prodotti finiti, che io adoro perché è il momento in cui getto via un sacco di cose, vi voglio dire di non fare caso ai capelli oggi, perché è stata una di quelle giornate in cui mi sono alzata, no? Pensando, oggi voglio fare i capelli un po' diversi dal solito e avevo questa fantastica idea di legarli, cioè comunque di acconciarli un po' in questo modo, ma il risultato non è venuto proprio come me l'ero immaginato e comunque poi non avevo tempo di stare lì a risistemarli, insomma, mi ritengo come sono venuti, ma voi non ci fate caso. E passiamo subito ai prodotti finiti, perché come vedete ne ho veramente un bel po' e sono già super super contenta. Allora, primo prodotto finito è uno shampoo. Ho terminato questo qua della Ultra Dolce. Io adoro gli shampoo Ultra Dolce della Garnier perché, a parte i profumi fantastici che hanno, ma riesco comunque a terminarli in breve tempo, perché comunque non sono grandissime le confezioni, sono 250 ml, quindi posso cambiare profumazione spesso e questa cosa a me piace perché poi mi annoio, tipo anche quelle confezioni grandi di bagno doccia non mi piacciono perché io voglio cambiare spesso profumazione e con questi è possibile. Questo era per i capelli trattati e colorati. Nutre e protegge il colore all'olio d'argan e mirtillo rosso. Mi è piaciuto tantissimo. Ora io, vabbè, faccio le mie solite tinte, quelle della Unicorn Hair di Lime Crime, e comunque i capelli mi si scoloriscono anche se uso un apposito shampoo, perché comunque non sono tinte permanenti, però questo io l'ho adorato. Comunque non mi seccava eccessivamente i capelli, quindi già lì ci siamo, ma il profumo, questo profumo bello pungente di frutta rossa, e mi è piaciuto tantissimo, quindi promossissimo. Poi purtroppo ho terminato questo spray per capelli di Bumble and Bumble che avevo preso da Sephora, e io questo l'ho subito adorato perché il packaging mi piaceva tantissimo, tutto degradé così tra il rosa, il celeste e il viola, mi faceva impazzire. Ma poi una volta che l'ho utilizzato ho scoperto che aveva anche, ora niente perché è tutto qui, c'è tutto il prodotto secco, non si gira più, ma aveva anche questa confezione molto comoda in cui il tappino si poteva girare di modo da chiudere qui l'erogatore, e questa cosa è molto comoda nel caso in cui lo si deve trasportare, che ne so, si va via in viaggio, in valigia, in qualche posto, comunque lo si mette magari un po' sdraiato, no? Che potrebbe fuoriuscire del prodotto, e in quel modo non fuoriesce, quindi anche il packaging era studiato veramente bene. Ora niente perché è tutto praticamente bloccato, e mi è piaciuto tantissimo. C'è scritto che ha un fissaggio elevato, però in realtà non andava ad appiccicare eccessivamente i capelli, però sì, stavano lì tutto il giorno, non sembravano affatto appiccicati, il secondo giorno non erano assolutamente sporchi, quindi prodotto super super promosso, e sicuramente insomma se avrò occasione di rifare qualche acquisto da Sephora lo riprendo, perché mi piace troppo il packaging e mi è piaciuto. Mi è piaciuta anche questa spuma per i capelli della Fructis, della sempre della Garnier, l'Hydra Ricci, questa ha un fissaggio extra forte che è anticrespo, morbida, morbidezza, anticrespo, insomma, tenuta 24 ore, insomma. Io questa la uso sempre quando lavo i capelli, quindi da bagnarli prima di asciugarli, e la mischio sempre anche con un orietto, un qualcosa comunque di idratante. E comunque le spume queste di Garnier mi piacciono, mi sono sempre piaciute, e le alterno, non prendo sempre le stesse, però quando insomma mi capita riprendo anche queste perché sono affidabili, non seccano i capelli, però sì, durano, e comunque i ricci per un paio di giorni durano, protegge dal crespo, a parte che prendiate un sacco di vento, un sacco di umidità, un sacco d'acqua, ma vabbè, in quel caso non vi può proteggere nulla,
però insomma in condizioni meteorologiche normali funzionano. Poi ho un prodotto che non lo so, mi lascia un po' così. Allora, è una crema corpo che avevo preso dal sito dei prodotti bio, che è della marca BOB, scritto BJOBJ. E questa è la crema corpo vellutata all'olio d'argan, e ha questo packaging così violetto. Io l'avevo presa un po' per provare prodotti nuovi, un po' così perché mi incuriosiva appunto il packaging violetto e perché comunque c'era scritto che era all'olio di argan, quindi mi sembrava bella nutriente. Il problema di questa crema non è la crema, che è buonissima perché si assorbe subito, idrata, è buona, è l'odore, che è strano perché lì per lì che la si prelieva e la si applica ha un odore veramente un po' cattivo, non so come dirvi, a me sinceramente però non piaceva. Infatti le volte che l'ho usata mi sono detta: oh mio Dio, adesso devo mettermi addosso questa cosa che poi ha un profumo forte, e quindi lì per lì dico: oddio, ora puzzerò, perché dopo la doccia mettersi addosso questa cosa puzzolente mi faceva un po' strano. Però poco dopo che la applicavo il profumo cambiava e diventava comunque un profumo piacevole, e anche adesso se la annuso è piacevole, però lì per lì mi ha fatto sempre questa impressione ogni volta che l'ho applicata, quindi è stata veramente molto strana. Però insomma sì, comunque ottimo prodotto, non c'è che dire, mi è piaciuto tantissimo. E vabbè, immancabili dischetti, questi della Cotoneve, quelli grandi che uso per il viso, ottimi, sono orlati, costano poco, buoni. Poi struccante bifasico, questo è quello di Lancome, che è quello celeste, quindi blu più scuro sopra e blu più chiaro sotto, che si agita, ed è il bifasico, e questo è anche per gli occhi, occhi sensibili, quindi è sia per il viso che per gli occhi. Io l'ho utilizzato però per il viso e ottimo, infatti non è la prima volta che lo ricompro, anzi altre volte avevo preso anche la confezione più grande, però costa un botto, e questa volta vedete che mi sono contenuta. E comunque i packaging questi di Lancome sono fantastici perché sono molto belli, il tappo come vedete è di plastica e dentro ha un altro tappo di metallo. Poi sempre sul packaging c'è tutto il classico fiore di Lancome, che è una rosa, in rilievo. Insomma, i packaging sono sempre bellissimi e comunque i prodotti sono validissimi. Questo mi è piaciuto tantissimo, si sente proprio che lascia la pelle super super pulita. Poi devo buttare un'altra tinta di Lancome, delle Unicorn Hair, e questa è il Chocolate Cherry. Questa è stata una delle prime che ho preso ed è stata una di quelle che ho subito subito adorato. Allora, sopra sì, vi dice che è di questo colore, però in realtà il colore era molto 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 intenso, e è un rosso che a me è sempre piaciuto molto, perché cioè se state in un luogo chiuso non tanto, cioè sì, i capelli sono un po' rossicci, un po' scuri, ma insomma, ma se andate alla luce del sole vi fa dei riflessi, dei colori, certo vi devono piacere i colori un po' forti, perché è quasi tipo un fucsia scuro tendente un po' al viola, è bellissima, è stata una delle prime tinte che ho preso e che ho subito adorato, e devo dire che macchia tanto, tipo anche la doccia, insomma quando vi risciacquate dovete poi ripulire, macchia tanto, è una tinta bella forte. E comunque questo rosso non parte dai capelli, anche se poi la tinta scompare, anche se quindi passa parecchio tempo dopo che l'avete fatta, è un rosso che comunque sui capelli una qualche traccia invece la lascia sempre, è molto molto forte, però a me è piaciuta. Poi ho finito l'illuminante, questo in crema di NARS, l'Orgasm, proprio tutto tutto finito. Io ho gli illuminanti, questi cremosi, amo metterli, mischiarli al fondotinta, perché mi rendono il fondotinta più luminoso,
se magari il fondotinta è un po' troppo chiaro, me lo rendono un pochino più colorito. Io adoro questi illuminanti, li ricompro sempre e li alterno, cambio marca, insomma, anche per provare cose nuove. Questo mi è piaciuto molto perché era comunque sul rosino e un colore quindi che mi piace molto e comunque ottimo. Devo dire molto molto grandi, mi è durato tantissimo, sono 30 ml ma mi è durato tantissimo. Ora non è che lo applico tutti i giorni, però insomma, ecco, io gli illuminanti questi in crema li uso così, mischiati al fondotinta, e ho voluto provare questo che era tanto famoso, no? Perché comunque il blush Orgasm è famosissimo e io avevo provato una volta una mini size, mi sembra, insomma, mi è piaciuto tantissimo, e quindi ho voluto provare anche l'illuminante. Poi ho due sample di maschera viso di The Body Shop, è praticamente l'Himalayan Charcoal, quindi il carbone himalayano, ed è una maschera purificante. Allora, queste maschere sono strane. Allora, a me sono piaciute. Allora, innanzitutto perché hanno un profumo fantastico e difficilmente ho trovato maschere con questo profumo. Un profumo quasi proprio da parfum, insomma, proprio da profumo proprio fantastico, e hanno una consistenza strana perché comunque è come mettersi sulla faccia del fango mischiato a pezzi di foglia. Sembrano foglie, a me non sembrano pezzi di carbone perché comunque sono molto sottili, secondo me sono foglie. E quindi, infatti c'è scritto camellia leaf, quindi sono foglie di camellia secondo me. Però la cosa strana è che per qualche istante dopo applicate queste maschere a me davano pizzicore. Infatti la prima volta che l'ho messa non sapevo se toglierla subito o meno, ma ho aspettato, non ho avuto problemi, quindi dopo l'ho risciacquato tutto. E però sì, questa sensazione comunque di pizzicore non mi è piaciuta. Infatti poi vedo che comunque contengono anche l'alcol denaturato, forse era quello, e quindi probabilmente non le ricompro. Però per due volte l'ho provate, per due volte mi sono comunque piaciute, perché sono maschere un po' più particolari del solito, che contengono appunto questi pezzi di foglie e hanno questo profumo che si sente per tutto il tempo che si tengono su ed è piacevole. Poi ho terminato questa mini size che mi aveva mandato un MAC con un ordine del Pro High Makeup Remover, quindi dello struccante occhi, che comunque già conoscevo di MAC, e io lo adoro questo struccante, mi piace molto, e infatti poi comunque quando ho visto il sample sono stata contenta. Ottimo prodotto struccante, non c'è che dire. E poi ho due prodotti di make up. Ho la mini size del mascara di Urban Decay, il perverso mi sembra, questo è rincurvante ed è il Super Curl Curling Mascara. E allora, il packaging è bellissimo perché come al solito è tutto bello rifinito con questi disegni un po' floreali, bello. Ha anche uno scovolino un po' particolare perché essendo quindi incurvante ha lo scovolino in questo modo, e questo mascara mi è piaciuto veramente tanto, è super nero, anche usato tipo come top coat sopra un altro mascara che magari vale poco, vedo rende subito migliore l'effetto. E mi è piaciuto veramente tanto, e per essere una mini size devo dire che mi è durato anche parecchio, quindi non ricordo, forse me lo mandò Sephora probabilmente, e grazie, mi è piaciuto tanto. E poi ho terminato questa matita di NARS, che era di una serie di 4 matite che ovviamente io ho, che erano ispirate infatti ai trucchi diciamo da sera. Infatti si chiama Night Series Eyeliner e ci sono di 4 colori, c'è il blu, c'è il grigio, c'è il viola e c'è il verde,
però sono colori molto molto scuri che contengono dei glitter di questi colori, che quindi una volta stesa la linea, così a prima vista sembra comunque una matita nera, però in realtà contiene poi questi glitter verdi, blu, eccetera. E io ho terminato questa, che era quella blu, mi sembra. Non lo so, perché difficilmente si riconoscono un po' dal tappino, comunque si dovrebbe essere quella blu, che era chiamata Nightbird. Allora, la matita di per sé mi è piaciuta tantissimo. Adoro queste matite con questi glitter perché sono veramente molto delicate e particolari. Però il problema è che hanno tutte le matite automatiche, perché questa è di quelle che si girano, è che a me inevitabilmente mi si rompono, e infatti questa la butto perché è terminata, ma in realtà non l'ho usata tutta perché mi si era rotta la punta, e quindi quando sono arrivata poi alla fine e quel pezzo insomma che era rimasto staccato, che mi si è staccato e non l'ho più potuto comunque utilizzare. Però altrimenti secondo me per altre 3-4 volte l'avrei comunque utilizzata, peccato. Comunque ottima ottima matita. Ora non ricordo esattamente quanto le pagai, perché le comprai forse l'anno scorso e quindi non lo so, sicuramente non poco, però insomma mi piacciono, e le altre che ho insomma le uso sempre molto molto volentieri. E basta, ho finito tutti i miei prodotti finiti di ottobre, sì, ottobre, e quindi niente, sono contenta perché sono, devo dire, un bel po'. E quindi niente, come al solito, se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi e sopra trovate il link. Cliccate anche sulla campanellina per essere aggiornati quando pubblico nuovi video. Trovate anche tutti i link in descrizione per i miei social, soprattutto Instagram. E niente, grazie per aver guardato questo video. Spero che vi possa essere stato utile. E ci vediamo al prossimo, e speriamo con dei capelli un po' più decenti. Ciao!